mie gambe, che prima correvano nei boschi di Monte Arci, che spronavano i ventri dei cavalli a Burgos, nelle battute di caccia, il mio signore Mariano, le mie gambe ora reggono a fatica il peso di un corpo ingracilito dagli anni, ma le mie mani sono ancora forti, sanno giungersi in preghiera, sanno tenere il mio bel falco, sanno accarezzare questo bel drappo. Perché Maria sei venuta qui? Ti ho detto di stare a casa. Non dovevi uscire, è pericoloso. Perché piangi? Piango perché temo. Guarda, siamo rinchiusi da 15 giorni ormai. I catalani ci ammazzeranno tutti. Bruceranno le nostre terre. Uccideranno il giudice Mariano. E i ragazzi, Eleonora, Ugo. Che sorte avranno i ragazzi? Siediti, Maria, siediti. Anch'io temo, Maria. Ma per quanto avrò fiato in gola, non mi piegherò mai ai catalani. Amico mio. Mio dai, signore. Dai, giusto, stai comodo. Mio caro moglie, come vedete, mio giudice, le mie gambe mi costringerebbero a dimenticare l'uomo forte che fui, ma anche se cavo con il corpo, con lo spirito non lo faccio mai. La compagnia della mia cara moglie Maria è una benedizione inviatami da Dio. Sapete, lei ha cresciuto i vostri figli, Ugone, Beatrice e Leonora. Cresciuto i vostri bambini, che le balie, sapete, si sentono seconde madri. Lei ha cresciuto i vostri bambini come se fossero suoi figli, che non ha mai avuto, e penso sempre con affetto anche alla vostra Timbora, così come tutti. È una dolce Timbora. Ma ditemi, mio giudice, ma voi come state? Io mi sento come quei pescatori che scrutano le scure acque di Bosa prima di partire, temendo la tempesta. De Luna e la sua marea armata circondano Oristano, nostro bel vascello. Siamo sotto assedio. Riuscirò a superare la tempesta, riuscirò a sconfiggere questo esercito catalano. Ricordati che non dobbiamo agire, e questa non è una battaglia, una guerra per la corona. Questa è una guerra per la libertà che io sono chiamato a condurre. Tradimento di Giovanni è sempre un campo appena investito dal fuoco. È inutile marcare le diverse attitudini dell'età adolescenziale. Adesso se la saporeranno i fuochi. Il fuoco di Giovanni, il fuoco, il fuoco,
Il fuoco brucia e distrugge, ma sa anche ardere e rischiarare il cammino. Che intendete, mio giudice? Elias, quanto sei ingenuo. Intendo dire che nella complessità di un momento così difficile, un aiuto, sebbene proveniente dall'oblio, potrebbe diventare la lanterna che ci fa evitare il pericolo. E alla vigilia di una battaglia così importante, dalle sorti ancora incerte, proverò a servirmi di chi per anni ha intinto la propria lingua nel veleno. Signor giudice. E ha tramato contro di me. Mi riferisco a colui il quale si dimena fra le catene delle mie prigioni, giovane. Ma quanto sia difficile, soldati. Non permettete mai che il tedio delle notti sarde si impadronisca di voi. Se sentite che ciò stia per accadere, allora voltatevi verso le mura di Oristano ed eccitatevi come se fosse il corpo di una donna sdegnosa e capricciosa che state per domare. Questo è l'animo che voglio respirare tra di voi. I soldati del re Pietro, i valorosi uomini di Aragona, non temono niente e nessuno, e ridono in faccia chi tenti di sfidarli. Al re Pietro d'Aragona! Al re Pietro! Il nostro sovrano cerimonioso avrà presto un'altra occasione per festeggiare, soldati. Avrebbe tanto voluto essere qui con noi a espugnare la fortezza del Visconte Mariano, come già fece con la genovese Alghero. Purtroppo, impegni più onerosi lo tengono lontano da qui. Ma Sua Altezza è sempre con noi nello spirito, ricordatelo! E ci affida la guida del più grande condottiero d'Aragona. Sua Altezza è re, è un abile stratega e sa come condurre una guerra. Ma ora non sono qui a tessere le mie lodi narrandovi di come abbia vinto tante battaglie, che cosa ben nota a tutti. Pensate piuttosto, soldati, che un giorno sarete voi a narrare della presa di Oristano. È un grande onore, comandante. Salute. La tua fine è ormai vicina, Mariano. E quando soccomberai da questo calice, io berrò il tuo sangue. Nuovamente davanti al grande Mariano. A cosa devo una così alta considerazione? Non penso di potervi aiutare in un nuovo decreto di agronomia, materia in cui siete gran maestro. Che insolenza! Inchinati davanti al tuo signore! La lunga prigionia non va cambiato, Giovanni, ne ha fiaccato la vostra impudenza, nel vostro orgoglio. Cercherò di fare di meglio al vostro rientro nelle mie segrete. E che dire del vostro orgoglio, mio signore? L'avete per caso ceduto alle incombenze dell'assedio? Per questo sono qui? O siete tanto preso dalla nostalgia che non avete resistito al desiderio di desinare insieme, come usavamo fare una volta? Ho trovato. Mi avete fatto lavare e vestire poiché sono stato invitato ad assistere finalmente a uno di quei spettacoli dei vostri intellettuali di corte, abilissimi poeti che cantano d'amore. Ma dove sono? Quando arrivano i saltimbanchi? Ma uno spettacolo ancora più bello si staglia al di fuori di questa stretta finestra, oltre le piccole mura della nostra Oristano. Oristano non è vostro, Giovanni! Sapete, nelle squallide prigioni dove voi mi avete rinchiuso,
I ratti vociferavano di come presto avrebbero goduto di un banchetto indetto da sua signoria Mariano IV. Le portate sarebbero state arborensi. Anzi, gli arborensi ancora non sanno la data esatta. Maledetto! Ti prego! Mariano, che tenta di fare questo storpio? Lasciatemi sfogare la rabbia del prezzo. Del resto di un infame prigioniero che vive nel buio nel marge. La testardaggine gli nega il pentimento. Vi prego. Ho capito. Bene. A quanto pare tutti hanno o avranno la pancia piena, tranne me. Che disdetta. Giovanni, il vostro destino sarebbe stato diverso se aveste servito con onore la casa erborea. Usai servire il mio signore finché non mi resi conto che egli non comprendeva quale fosse la sua vera patria. Questa è un'ingiuria, è un'ingiuria! Un'ingiuria è che un falconiere sciatto possa rivolgersi in questo modo a un nobile. Devo chiedervi di tacere e di rispettare, se non la nobiltà d'animo, la nobiltà di nascita di Giovanni de Basserra. Certo che ne farete buon uso. Grazie, mio signore, grazie. Vi prego, cercate di liberarci in fretta da questo assedio. Io non ho potuto raccogliere le erbe e i fiori necessari per scongiurare un'eventuale pestilenza, mio signore. Liberateci in fretta o dovrò rimettermi i panni del Sacramadoro. Ma cara Mariano, vedrete, non ce ne sarà bisogno. Presto! Come avete ad alzare e sognare per voi. Anche gli astri sembrano articolarselo, mio signore. E che vi dice lo spirito buono di questa famiglia? Pronunciò lo spirito di battaglia. E gli si inizia a fare. Il raggio del nuovo sole ha toccato il suono della battaglia, signora mia. C'è trambusto fuori da queste stanze.
e i cavalieri stanno portando i loro destrieri verso le scuderie. E voi, padre, vi state preparando per andare in battaglia. Che succede? Qualche giorno fa riuscì a via Rugone un messaggio. Un messaggio contenente importantissime disposizioni strategiche. La fratello e le sue truppe, appena ricevuto il messaggio, si misero subito in marcia verso l'istante. Con un imponente falco sulle loro teste. E sono già qui? Non esattamente. I catalani hanno fatto dietro queste mura. Sono in numero gran lunga superiore rispetto ai nostri soldati. Sono tanti che gli ordini vengono partiti da due uomini. Due fronti separati. Da Deluna, la porta a pompa. E da Casa, la porta a mano. Ciò gli rende possibile una più ampia, diciamo, visione della battaglia, ma rende difficile la comunicazione. Per tale motivo, figlia mia, è caduto che Caro, vedendo arrivare un uomo in lontananza, si è corso incontro per bloccarlo prima di un ulteriore avvicinamento al castello. Ma così facendo? Così facendo come un gravissimo errore, che per noi rappresenta forse l'unica opportunità. Caro si è lasciato libera la porta a mare. La vedetta, appena ha capito cosa è successo, è subito corso ad aiutarla, ad avvisarmi. E così ho ordinato di preparare tutti i nostri uomini. E i miei uomini, come tu ben sai, sono già schierati dietro questo legno che tra poco si alzerà. Padre, un varco si è aperto nei nostri cuori e un altro si sta aprendo che senza che nessuna faccia esterna possa entrare. Il Signore ti ascolta. Figlia mia, bisogna combattere questo gigante, dividendogli il corpo a metà. La vittoria è possibile, ma mai sicura. Ora che le forze sono spiegate, giudice di questa ordalia sarà il destino. Vincereste, padre. Tante anime pregano per voi. E tante stanno unendo spontaneamente. Ma il nemico, anche diviso, è forte e spietato. Io non voglio amarlo. Forse non torneremo. Non dite così, padre. Ascoltami. Quando io devo essere uscito, la porta verrà installata nuovamente. Se dovesse essere la morte, ad attendermi. Campo di battaglia. Se non ci sarà scampo né per me, né per tuo fratello Mona. Allora, ogni comando, ogni decisione, sarà posta nelle tue sante mani. Sì, mio signore. Se dovessimo morire, non sarà mai sola, c'è il mio popolo a sostenerti e il fedele Elia a consigliarti. Ogni decisione sarà tua. Ma ti chiedo solo una cosa, non farti influenzare dalla paura. Anche se il mio corpo non avrà degli sepoltura, anche se fanno strazio di me, il tuo fratello, per spaventarti quei cani, tu guarda oltre, non farti intimorire e ragiona come loro, o soffra di loro, con la logica del sangue, come spetta alla giudicessa. Sei già provato, Mariano. Sei un martire, sei duro, sei vittore cieco, di re, troppo impegnato a bacchettare, per seguirti l'azione. Mariano IV, conte di Basserra. In guardia! Tra non molto, il tuo volto aperto dalla mia spada cadrà su questo sputo aragonese. E allora saprò che quello del re Pietro si aprirà in un sorriso. Ah! Io invece immagino il sorriso del cerimonioso quando riceverà il nostro sentito omaggio. Riceverà la tua testa. Egli, portandosi la mano sul collo, sarà contento di constatare che quella non sia la sua sorte. O non ancora. Non farmi ridere, Mariano. Guardate intorno. Osserva le mura della città, dove presto sventolerà la bandiera del tuo re. Oristano è già sottoposto a potere di mia figlia Eleonora, che mai si arrenderà. Questa notte, Eleonora, mi concederà gli onori che spettano un uomo del mio rango. Sì, sì. Ma non preoccuparti, sarà già donna non più vergine quando morirà assieme a tutti i vostri contadini! Ma incredibile, potrei incontrare
Uomo più bugiardo e vanitoso che un re Pietro, ma tu vile parassita che si nutre il suo fiere se non degna imitazione. Comandante di Luna, Carlo ha sfruttato l'inganno da mio figlio Gore, e voi stanchi, non avete scampo, sarete sconfitti. No, no, Mariano, sarà il peso della nostra corona a schiacciare quei barbari. Ora, che sento ruscelli di sangue, gorganti e tocco del alto, voglio bene dalla fonte che li riga. I sopravvissuti narreranno di come un barbaro di Sardegna si prese il cuore del più abile comandante catalano. Neanche i pendenti all'avanguardia possono nascondere il tremore delle tue gambe. Morirete infame e nessuno ti piangerà! Sarai tu a morire, Mariano! Muori! Soldate, presto, correte! Ormai abbiamo vinto! Mariano è morto! Visca il re della Gona! Visca l'Arbalea! Sognato questo momento, quante volte come bambini innamorati sognavamo questo momento. Il nemico è sconfitto, abbiamo vinto. È grande il giudice da fuori, è grande. Ebbene, figli miei, io devo parlare. Elia, Elia, stai qua, ti prego. Elia, sarai il testimone di quanto sto per dire. Lo ricorderai se qualcuno dovesse dimenticarlo in futuro. Ti ascoltiamo, padre. Oggi il nemico è stato sconfitto. Sconfitto. Vuoi stare ancora nostro? Ebbene, quando in un giorno non ci sarò più. Questo è il vostro regno. Ricordate nel futuro, ai figli dei vostri figli, le memorie che vi farà conoscere, però vi raccomando. Io ormai sono giunto quasi al termine di questa battaglia. Il compito è quasi terminato, di unificare tutta l'interesse. Manca solo la ricca Sassari. La grande caglia della regina studiare. Bello, questo è il nostro padre. Combatteremo ancora. Sì, combatteremo ancora. Però, figli miei, non lacerate mai la nostra terra. Non dividetele mai il corpo. Essa sarà per noi la divinità da adorare. La donna, la madre da amare e la bambina da carezzare. Non dividete mai il nostro regno. Sì, padre.
bene. Giurato voi. Lo giuro su Dio. Padre, ma la guerra non è finita. Cosa faremo adesso? Figlio mio, capisco la tua smania di combattere. Ma aspetta, ci riposiamo un attimo. E appena riacquisteremo le forze, partiremo alla volta di Sassari. Pietro il cerimonioso, a quel punto, avrà già ricevuto la testa di Pedro de Luna, no? Il più abile comandante. In tal caso, dovrò prepararci alla sua collera. Alla collera di un despota. Non riesce più a vedere il suo volto. Quell'acqua ormai intrespata. Se riusciremo a prendere le sue ultime rocaforti più velocemente, per non parte di più. Ebbene, allora le galere catalane faranno marcia indietro. Che dall'altro mare è arrivato l'ultimo pontificio, portando un'importante notizia, figli miei. Quale notizia? Quella della mia prossima investitura regia, suggellata da Papa Urbano V, nuova voce di Dio in terra. E sarete finalmente Mariano, primo re di Sardegna. Sì, mia cara figlia, mai nessun poeta potrebbe creare versi belli di quelli che tu hai appena declamato. Il vento è a nostro favore e i tempi sono propizi, ma il futuro è sempre incerto e insospettabile. Il nostro prossimo passo sarà quello di vincere una battaglia, una prossima battaglia al fine di vincere la guerra. Allo stesso modo di quello che compiono i pastori quando, ballando in tondo, cercano di completare il cielo che hanno appena descritto. Ma ora uniamoci a danzare con loro. Che festa! Andremo alla messa e poi al cielo. E canti e balli le terame industriali. Sì. Sì, andiamo. Figli miei, figli di Sardegna, andiamo! Andiamo! Elisée Darbaré!